trovi? Dove siamo? Siamo a Grosseto, la città dove ho abitato un sacco di anni. Finalmente mi porti in una delle tue città. Torno dopo ben 2 anni. Allora aspetta, la parola di oggi? Sarà vacca maremmana. Detta così, vacca maremmana. Però l'abbiamo scelta perché c'è una bella R per me. Poi siamo in Maremma. Dove andiamo adesso? Adesso andiamo a... A raggiungere la mia amica Martina, che è a Grossetano Doc, e facciamo colazione dolce e salata. Perché a Grosseto il grossetano fa colazione con la schiaccia. Quindi fa colazione salata la metà mattina. Esatto, quindi la faremo anche noi adesso. Questa è questa, la colazione. Questa è la colazione, no? Voi fate colazione con la schiaccia? Questa finalmente la pala. Ah, ok. Perché okay. I salumi toscani sono validi. Quindi fate colazione con una schiaccia e salumi. Sì. Siamo a Massa Marittima, che non è un posto sul mare, è un posto in alto. Non si sa allora perché è marittima. Non si sa, ma lo scopriremo in giornata. E andiamo a mangiare alla Tana dei Brilli, che è l'osteria, la trattoria slow food più piccola d'Italia. Benvenuti a Massa Marittima. Benvenuti a Massa Marittima. Un certo cinematografico. Aspetta. Guardate che meraviglia. No, vabbè. Non è vero, secondo me. Ragazzi, cioè, no. Adesso andiamo a mangiare, cioè, per me è fame, se no non mangiamo più. Ci sono pochi mai. La Tana dei Brilli. No, vabbè, ma è questa? Sì. No, vabbè. Guarda com'è questo piccolo. No, vabbè, ragazzi. È tutto così, Grazie. Certo, a pranzo, fai vedere, aspetta. A pranzo l'osteria è completa. Ovvio, abbiamo prenotato noi. Salve. Permesso, salve. Mi sembra di essere veramente in casa vostra. Sono chicche di ricotta anziché di patata, ricotta, quindi degli gnocchettini fatti semplicemente con ricotta di pecora, in questo caso una ricotta un pochino più asciutta ovviamente, e non c'è patata, come dicevo, farina e un uovo, e si possono condire o a un ragù di cinta senese oppure a pomodoro e basilico, e diciamo, cioè, quindi è solo formaggio, quindi ricotta, sì, un uovo e farina, basta, e quindi sono molto molto leggeri. Scusa, allora posso farci una domanda? Certo. Io avevo qua che cercavo gli gnudi, cosa sono e come si fanno? Allora, lo gnudo praticamente è il ripieno del tortello ma senza la pasta, si chiama gnudo, sì, per questo, e viene fatto solitamente con ricotta e o bietola o spinaci, quindi più o meno possono, sì, sono però gli gnudi di una dimensione un più po' più grande, tipo polpettina, perché è proprio ripieno. Mettiamo i figlioli, questi potrebbero essere. Brava, esatto. Se questi avevano l'erbetta erano gnudini. Ah, allora vedi, più o meno. No, vedi, esatto, che alla fine riesco a mangiare. Sono molto buone anche con le scive dell'ortica. Ah, sì? Gnudi, sì. Burro e salvia, 2 scagliette di pecorino e hai fatto il piatto. Buoni ingredienti. La prossima volta te li ordino e poi mi vengo a mangiare, posso? La prossima volta vado a fare gli gnudi. Vai. Vai, un uomo felice. Guarda come far felice. Vedi che ci vuol poco. Ci vuol poco, fa felice un uomo. Guarda, due chicchine. Siamo dei sandwichotti. Io lo so, posso dire una cosa? Sogno già di fare la scarpetta. Dentro. Prego, accomodati. Ragazzi, piano. Secondo round, dove siamo? Siamo agli attortellati vicino a Grosseto. La particolarità degli attortellati è questa, che il primo che prenota, il primo che chiama, decide il menù per tutti. Loro hanno una lista di 10 brilli, 10 antipasti, 10 secondi che cambiano in base alla stagionalità, e il primo che chiama decide per tutti. E abbiamo lasciato Martina per Annalisa. Annalisa. Allora, non è Maremmana Doc. Viene qui dal 2002-2003, però è a Trentina. Lo sa meglio di me da quando ero Anna, Trentino. Il Trentino mi manca. Ci manca, andiamo. La testa grossa è sempre ripieno.
Sì. Quindi bello le... E il marciapiede intorno è il punto che schiaccia la forchetta, sì, che è bello largo. E quindi alla fine vengono rossi. La... Ma così grandi voi? No, era buonissimo, era spettacolare. Tanto che noi da Ravenna siamo abituati a cappelletti così e i tortellini bolognesi che sono... Diciamo che se in Maremma noi si fa quello più grande, nel resto d'Italia lo fanno più piccolo ancora perché lo... La pasta è piegata a metà, sì, e poi chiusa all'impasto, non c'è il marciapiede, cioè la chiusura è rasente all'impasto, sì, 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 e quindi sono piccolini, però non... E poi buttate in acqua e quando tornano su e scolate, non mangio. È tutto cotto meno che la pasta all'uovo, quindi ci vuole un minuto di cottura. Non... Ultimo Ciao, siamo abbronzatissime, ma siamo ad Orbetello, nella laguna d'Orbetello, e adesso andremo a mangiare... Pesce, probabilmente anguilla. Ed è anche anguilla. Orbetello la chiamano la città degli anguillari. E quindi andiamo a mangiare dei pescatori. Sì. Cioè, io non avrei mai detto che a Grosseto io in Maremma sarei andata a mangiare dei pescatori. Eccomi qua. Possiamo farti tutte le domande del caso? Sì. Come ti chiami? Massimo Bernacchini. Ok, già il fatto che siamo a Grosseto e mangio il pesce mi avete stupito, però va bene. A Grosseto, per forza. No, io mi aspettavo tipo... Cinghiale, esatto, zuppe, dino, cinghiale, cose così. Invece esiste. Vado dai pescatori. Esiste anche una Toscana di mare, anzi di laguna. E qui devo mangiare assolutamente? Tutto quello che c'è nel menù, per cominciare dall'antipasto del pescatore, affumicati, bottarga di Orbetello, la qualsiasi, anguille sfumate. Sì, perché sono Orbetello, certo. E quindi la bottarga di Orbetello assolutamente la devo assaggiare. Cos'è la... scusami, cosa vuol dire scaveccio? Scaveccio è un condimento a base di una salsa fatta con aceto e vino, okay, che è di tradizione spagnola, quindi deriva dalla nostra contaminazione gastronomica con la Spagna. Quella che si chiama escabeche in spagnolo, quindi la traduzione all'orbetellana scaveccio. Scaveccio. Invece... O escapece, come dicono nel sud Italia, quindi sempre la stessa. Quella... Solo che quello si fa con... Aspetta, calma. Lì si fa con molto più aceto. Invece questa salsa che usiamo noi è una salsa che poi mettiamo sulle anguille fritte a caldo, cioè una salsa che si mette a caldo, è molto più morbida, non è così pungente perché c'è molto vino e molti anche diciamo, piante aromatiche, cioè rosmarino, peroncino. Sì, 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 ragazze, bisogna fare. Insomma, ordino io per voi, visto che nel vlog bisogna mangiare di tutto. Funziona così. No, vabbè. Sti pescatori.